È un grandissimo onore ospitare a tale quale con Perfect Sir Ed Sheeran. D'accordo voi? Ma è bello, tutti in piedi e scuso voi, ma ah no, anche loro, ah, ci hanno ripensato. Bravo, 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 prendi pure il microfono. Grazie. Allora voglio iniziare da Vincenzo, perché Ed Sheeran è proprio uno dei tuoi cantanti preferiti, vero? No, io direi attualmente è proprio il mio cantante il tuo preferito. Cantante preferito, ma allora penso che sia, penso che sia proprio un progetto artistico assoluto Ed Sheeran, è un po' come Bob Dylan, ricorda Simon McGarfunkel, è proprio una sonorità così particolare, così difficile che misurarsi con questo monumento, per me è un monumento Ed Sheeran, per cui è fatto che dici un'operazione, questa... Allora la somiglianza è tantissima, addirittura io venerdì scorso quando ha fatto Gianni Morandi con i capelli scuri, io non l'ho detto, ma somigliava a Ed Sheeran, ho detto somiglia. E infatti devo dire che somigli più a Ed Sheeran. Stavo già preparando. No, ma poi sembri un ragazzino, non so, c'hai un'aria da ragazzino, io non so quanti anni hai tu, Massimo. Pochi, pochi. Ecco, io, ma... ho il doppio dell'età di Ed Sheeran. Ecco, ma grosso sembra modo. Che ne hai, la cosa pazzesca è che sembra che c'hai 25 davvero? Anni, pazzesco. Complimenti, perché questa, questo fa parte dell'interpretazione. Vai. Antonella. No, poi Perfect è una canzone che anch'io ho nel cuore, quindi quando tu ascolti una canzone che ti piace molto c'è il rischio che o la interpreta bene, e invece mi è proprio arrivata tutta. Ho visto che ti cioè, sei messa anche mi sono messa le cuffie perché ho detto fammi sentire che magari mi sbaglio, e invece proprio... No, ma maestro, maestro, ma l'orchestrazione è una cosa, guarda. Loretta. Magnifica, davvero. No, Loretta, Loretta. Io appena... attaccato, mi sono messa le mani nei capelli, ho detto non se ne esce stasera. No, davvero. Veramente, già pensa alla classifica. Madonna, per forza ci devo pensare. E tutte le volte poi lui mi sorprende, però magari canta prima e tu dici, ah mazza, bravissimo, bravissimo, poi arriva un altro e ti trovi quella spicchiettino in più, eccetera. Stavolta per fortuna sei...
verso già la fine, gli altri, di modo che uno c'ha già un po' la pietra di paragone. Hai fatto un lavoro meraviglioso e Sheeran praticamente è il Donovan dei nostri tempi, di quando eravamo ragazzi, è un menestrello con... Questo riesce a riempire, dicevamo prima con Giorgio, gli stadi con una chitarra, un microfono, sì, è una cosa meravigliosa. E di questi giorni notizia che tra l'altro è la pop star più ricca del, che guadagna di più, meritatamente. No, io volevo sapere il nome della truccatrice. Bravissima. Ah, è Federica, bravissima. Ecco, Federica. Sì. Prossima puntata, io 25 anni, chiaro? Anch'io. Non ne hai bisogno. Mi ha detto il nome di Federica, ma potremmo fare tutti i nomi, perché sono tutte, certo, una più brava dell'altra, tutte fantastiche. Ringrazio sempre reparto trucco e parrucco. Anche Annalisa, costumi, per la parrucca, Annalisa per la conciatura. Giorgio! No, Massimo, anche lui è uno di quelli che sta crescendo molto. Sono stati bravissimi tutti, abbiamo veramente grosse difficoltà, perché... Stiamo raccogliendo le firme, sì, qua in questa nostra postazione di giurati, sì, perché noi vorremmo, se fosse possibile, il punteggio, levare sto 5 e partire almeno da 6, almeno il più basso è comunque una sufficienza. È uguale, la stessa cosa. Allora, perché si pensa che il 5 sia un'insufficienza. Ah, ecco, no. Invece il 5 sono 5 punti, invece che 6, che 7, che 8... Vabbè. Il se prossimo si pensa anno che è partiremo da 6 e arriveremo al punteggio più alto. D'accordissimo, ripeto, è uno di quelli che è cresciuto di più, l'abbiamo visto sempre, no? In interpretazioni straordinarie. Stasera, secondo me, è stata la più bella interpretazione che hai fatto in questo programma. Bravo, Massimo, hai dato il massimo.